Ciao, benvenuto, ben ritrovato sul mio canale, benvenuto e ben ritrovato in questo nuovo video, benvenuto soprattutto su Ti racconto una storia, la playlist dove appunto si raccontano storie. La storia di quest'oggi si intitola Il professore ed il barattolo della vita. Un giorno, durante una lezione, un professore di filosofia, senza dire una parola, prese un barattolo grande e vuoto ed iniziò a riempirlo con delle palline da golf. Subito dopo chiese agli studenti se il barattolo fosse pieno. Gli studenti risposero: «Sì, professore, il barattolo è pieno». Allora il professore prese una scatola di palline di vetro e la versò dentro al barattolo grande. Le palline di vetro riempirono gli spazi vuoti fra le palline da golf. Il professore chiese di nuovo agli studenti se il barattolo fosse pieno e gli studenti risposero nuovamente: «Sì, professore, il barattolo è pieno». Udita la risposta, il professore iniziò a versare dentro al barattolo della sabbia contenuta in un'altra scatola. Ovviamente la sabbia riempì tutti gli spazi vuoti e il professore chiese ancora se il barattolo fosse pieno. Gli studenti risposero con un sì unanime. Il professore velocemente aggiunse poi due birre al contenuto del barattolo ed effettivamente riempì tutti gli spazi vuoti fra la sabbia. Gli studenti scoppiarono in una risata fragorosa. Quando la risata finì, il professore disse: «Voglio che vi rendiate conto che questo barattolo rappresenta la vita. Le palle da golf sono le cose importanti come la famiglia, i figli, l'amore, la fede, la salute, gli amici, le cose che ci appassionano. Sono cose che, anche se perdessimo tutto e ci restassero solo quelle, le nostre vite sarebbero ancora piene. Le palline di vetro sono le altre cose che ci importano, come il lavoro, la casa, le macchine, i soldi, eccetera, eccetera, eccetera. La sabbia è tutto il resto, le piccole cose. Se prima di tutto mettessimo nel barattolo la sabbia, non ci sarebbe posto né per le palline da golf né per le palline di vetro. La stessa cosa succede anche nella vita. Se utilizziamo tutto il nostro tempo ed energie nelle cose piccole, non avremo mai spazio per le cose realmente importanti. Fate attenzione alle cose che sono cruciali per la vostra felicità. Giocate con i vostri figli, prendetevi il tempo per andare dal medico, andate con vostro marito, vostra moglie, con il vostro compagno, il vostro fidanzato, la vostra fidanzata a cena, praticate il vostro sport, il vostro hobby preferito, curatelo. Occupatevi prima delle palline da golf, delle cose realmente importanti. Stabilite le vostre priorità, il resto è solo sabbia». Uno degli studenti alzò la mano e chiese: «Professore, cosa rappresenta la birra?» Il professore a quel punto sorrise e disse: «Sono contento che tu mi faccia questa domanda. È solo per dimostrarvi che non importa quanto occupata possa essere e sembrare la nostra vita, ci sarà sempre posto e tempo per bere un paio di birre con un amico». Alla prossima!